Un incontro sul femminicidio dal titolo Donne nel mirino si è tenuto lunedì 15 dicembre nel Teatro Comunale di Soverato. Dopo i saluti del commissario straordinario del Comune Ionico, Salvatore Mottola D'Amato, e del presidente della provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, ha aperto i lavori la consigliera di parità della provincia, Sonia Munizzi, che ha scelto Soverato per dire basta al femminicidio. Sono intervenuti il comandante del reparto investigazioni scientifiche di Messina, tenente colonnello Sergio Schiavone, il procuratore della Repubblica giunto di Catanzaro, Giovanni Bombardi, e la criminologa esperta in psicologia forense Roberta Bruzzone. La parola è stata poi data alla rappresentanza degli studenti delle quarte e delle quinte classi delle scuole superiori di Soverato, che hanno rivolto le domande ai relatori. Sì, purtroppo si attesta nella media nazionale. Noi oggi abbiamo voluto presentare questo opuscolo, Donne nel mirino, proprio per sensibilizzare, soprattutto nelle scuole, questo fenomeno che è sempre più crescente. Come diceva appunto la dottoressa Bruzzone durante il convegno, nel 2012 abbiamo raggiunto un picco enorme di femminicidi, proprio mentre venivano approvate le leggi sullo stalking e poi successivamente anche sul femminicidio. Questo la dice lunga sul fatto che bisogna intervenire prima, bisogna diciamo cercare di rieducare culturalmente attraverso una campagna di sensibilizzazione. Cioè, non è certo un problema attuale, questo è un problema strutturale che noi abbiamo da decenni, anzi probabilmente da secoli. Ora è esploso in qualche modo in maniera più evidente, cioè in considerazione di una serie di mutamenti anche sociali e culturali che chiaramente pongono la donna in una condizione di maggiore autonomia, e molte di queste donne muoiono proprio per questo, perché comunque scelgono una via diversa rispetto a quella della sottomissione acritica a qualunque tipo di vessazione subita all'interno della coppia e spesso nella famiglia. La normativa che abbiamo indubbiamente è migliorabile come tutto quello che riguarda in qualche modo la produzione legislativa, ma non abbiamo grossi limiti, nel senso che la normativa è anche abbastanza buona. Il problema è che la casistica è enorme e molto spesso noi non riusciamo a raggiungere le persone perché la denuncia è ancora bassissima per questa tipologia di reati. Quindi pensare realisticamente che la magistratura, le forze di polizia o comunque la legge possa risolvere un problema che in primis di natura culturale è abbastanza, diciamo, superficiale come visione. Bisogna impegnarci noi nel quotidiano a diventare testimoni contro questo tipo di, soprattutto stereotipi culturali. Dopodiché, a quel punto, subentreranno anche il resto delle attività che abbiamo, il resto delle leggi, il resto delle possibilità, però è una battaglia culturale.